Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con 7 Day to Die. Come potete vedere, già penso che l'abbiate intuito, praticamente appena ho chiuso la puntata di ieri, che avete visto ieri, stavo praticamente aggiustando la casa, no? Perché avevo adesso una mezz'oretta libera, ho detto lo faccio adesso che riparo la casa, tanto quella è una cosa che andava fatta. Bene, vi ricordate che io mi lamento sempre che compaiono all'improvviso orde di zombie? Voi mi avete spiegato che praticamente ogni tanto può capitare che capitiamo in mezzo a uno spawn di orda di zombie casuale. Però, cazzo ragazzi, cioè già nella puntata di ieri praticamente l'avete visto che ci è spuntata lì sul bioma della neve. Praticamente adesso una al giorno, anzi, prima era una al giorno, adesso è una ogni 12 ore. Che cavolo, non è possibile. Quindi praticamente questa sarà una pre-puntata. Guardate che quanta era gente, guardate quanta cazzo di gente. Niente, andiamoci pesantemente. Ok, questo è un po' più duretto. Che cazzo ho preso? La moto, ragazzi, ho preso. Ok, va bene, vi ucciderò tutti, maledetti. No, cazzo, chiudi. Sta cretina non è ancora morta. Io penso che questo sia un aggiornamento che non tutti di voi sanno. Ma io avevo visto tipo recipe qualcosa. Boh, vabbè. Cioè ragazzi, non mi sembra normale tutta questa gente. Sì, penso che sia qualcosa di un aggiornamento. Te non mi devi toccare. Io sentivo più di una voce, quindi... Vediamo. No, mo li vado ad inseguire quelli lì, eh. Chissà dove stanno andando. Secondo me siamo... Praticamente ho costruito la casa in un punto in cui proprio è uno spawn di zombie. Quindi praticamente questa casa è divertimento assicurato in continuazione. Per voi che guardate. Per me che li devo uccidere non tanto. E spero che non ne ho qualcuno dietro il culo perché mi incazzo. Salve gente, posso unirmi alla vostra festa? Dove state andando di bello? Che cavolo, questa è una ballerina di danza classica. Ragazzi, ma non me la ricordavo così dura, oddio. Ok, mentre lui me lo ricordavo più duro, sinceramente. Scrappiamo. Oddio, c'è gente. Bel colpo in testa? No, proprio in testa. Ok, questo era in testa. Ok, vi ricordo che ho sempre le casse al contrario, quindi io praticamente... Va bene che mi dai un colpetto, non fa niente. Perché ti sfracco tutto, ti sfracco. Mangiamo. E quindi ragazzi, avete visto? E praticamente abbiamo fatto una bella casetta in mezzo al cazzo. In mezzo al cazzo davvero, perché cioè, spawnano in continuazione zombie. Cioè voi sarete felici di questa cosa? Io non tanto, sinceramente. Ragazzi, incredibile, nuova ondata di zombie. Cioè, ma che cavolo, questo aggiornamento comunque non va bene. Cioè, vedete che roba? Non è
possibile tutta sta gente? Io non l'ho invitata, giuro. E qua ci rischio le penne. Ok. Questo si è avvicinato alquanto incazzato. Te non ti sono bastate quelle di prima, ok, lo capisco. Può succedere. Ho sbagliato. Bene, per fortuna che sono lenti e quindi io ce la faccio ad ucciderli, ma è davvero tanta gente. C'è come se fosse praticamente un'orda di quelle delle notti, cioè va. No, no, questi due insieme non mi piacciono. Tra l'altro ho posato anche le armi perché ho fatto tutto spazio, ho sistemato tutto l'inventario, pure quelli dentro casa. Ok. Non mi lagga. Ok. Ma io sento ancora gente però. Beh, per adesso vedo tutto. Ok. Ma almeno così, ragazzi, piglio un po' di roba, eh. Cioè, a me non è che dispiace. Se sono così semplici, non è che mi dispiace tanto. Anzi, tra l'altro, dovevo fare il carburante, quindi ci serve anche il grasso, se non sbaglio, quindi capirai. Rieccoci ragazzi, dopo praticamente le fasi di attacco degli zombie, in questa puntata praticamente voglio... Ah, comunque se vedete che praticamente ho cambiato postazione, sì, ho cambiato postazione perché sono tornata praticamente nella casa mia. Vedo, mi sa che è un po' bloccato. No, ok, funziona, sta andando, sta registrando. Perfetto, il computer si sta praticamente avviando in questo momento. Oddio, che volume forte, abbassati. Ok. Perfetto, allora in questa puntata praticamente volevo fare un po' di benzina. Volevo vedere come funzionava la benzina. Perché praticamente ho riparato tutto. Ho riparato tutto. E ho oppato delle cose, qualcuno mi è scappato in più perché con quel coso è impossibile praticamente regolarsi. Infatti ho usato tantissimo ferro, ragazzi. C'è veramente tanta roba. Sui 3000 mi sembra di ferro, una cosa del genere. Non mi ricordo perché 1000 io le avevo, poi 2005 circa li ho raccolti, quindi voglio dire, tanta roba. E niente. Questo è quanto, fatemi sapere una cosa fondamentale. Poi non ho capito perché me li ha fatti diversi. C'è un aiuto aereo nel frattempo. Poi non capisco perché me li ha fatti diversi. Forse ho usato un materiale diverso, non lo so. Fatto sta che questo è 6000. Questo è 1500, non va bene. Questo è 3000. Perché questa cosa? Ah, mi serve praticamente il secchiello. Vedete perché alcuni me li ha fatti scuri. Cioè, non ho capito questa cosa, sinceramente. Boh, fatemi sapere se sapete come mai questa situazione. Ho attivato la fornace così facevo un po' appunto di... Perché giustamente non basta mai. Dopodiché, qui come siamo messi? Bene, devo prendere praticamente l'alcol perché mi serve per fare la benzina, ho visto già. Ne abbiamo 9, forse è poco. Lo scopriremo adesso. Facciamo il campfire. Il legno ci sta. Col biofuel. Non lo so, vediamo con 600, solo 600. Ci vogliono 3 biofuel e uno di coso, quindi facciamo altri 3 di biofuel.
Ok, quindi dai, non è complicato. Bisogna avere l'animal fat, poi bisogna praticamente andare qui su col gas, praticamente, e ci sono vari modi. Questo oil shale, sinceramente non so cosa sia. Poi c'è il gas, questo qui, col libriccino, praticamente si fa, cioè col biofuel, poi insieme all'alcol si fa. In questo modo, come lo stiamo facendo noi. Oppure l'acqua sporca e il cornmeal. Il cornmeal come lo faccio, ragazzi? Non me lo ricordo proprio. Non mi ricordo mai come si fa. Cornmeal, forse con il grano. Scrappando il grano, forse. Oppure il gas barrel. O uno di grano. Vediamo che cosa posso farci. Recipe. Cornmeal. Esatto. Non è male come idea, perché con l'acqua sporca, sinceramente, cioè si procura facilmente. Il grano potrei tranquillamente anche trovarlo, anzi, se non sbaglio, vado a fare una cosa, aspettate. Vabbè, lascio tutto acceso, che me ne fotta a me. Ma che cazzo, dai. Ok. Andiamo un attimino perché voglio vedere una cosa. Vedete, qui ho riparato, qualche cosa mi è scappato, giustamente. E io pensavo di fare un'altra, una o due strisce addirittura di ferro spinato e poi magari fare anche quelle altre barriere, vediamo se escono. Queste qui. Così è impossibile, dai ragazzi, ci dovremmo difendere egregiamente, se no possiamo anche uppare questi. Sicuramente li upperò, ma costano. No, che cavolo ho fatto? Ma la resistenza, voglio vedere un attimo. 1000. 1000. Perché questa cosa? Merda, questo 300, cioè proprio una merda. No, mi sa che lo devo fare. Io mi ricordo comunque. Comunque, ragazzi, è venuta una landa piena di alberi stupenda. Cioè, bellissimo, no? Non trovate? Ok, qua tutte queste pietre le piglio perché c'è il ferro anche dentro. Aspettate, non mi ricordo. Ecco, quello dovrebbe essere il grano. Sentito uno zombie? Boh. Eccolo qua. Che cazzo è, ragazzi? Che cazzo è? No! Mai, mai! Perché questa cosa bruttissima? Non li sento più. Perché qua c'è un buco? Oh mio Dio, ma l'avete visti quanti erano? No, ragazzi, io mi entro subito dentro casa, non esiste. Anzi, facciamo così, basta, mi sono rotte i coglioni. Dove sta? Sta lì a girare come uno stronzo che galleggia nell'acqua. No, che l'ho preso, stronzo. Mannaggia a te, mannaggia. Ma perché devo morire così? Mannaggia a te, mi ha fatto prendere un colpo, maledetto. Cioè, c'erano quattro cani, se non sbaglio, eh? Io ne ho visti quattro, poi non lo so. Proviamo a uccidere questo zombie con sparachiodi. Ops. Non riesco mai a prenderlo in testa, eh? Comunque no, non è buona, eh. Non è buona. Ah, abbiamo anche punti da spendere. Non ci sono altri cani, vero?
Mi sono cagata addosso. Ok, pigliamo e andiamo via. Ce ne sono altri? Già quelli mi sembrano un po' troppo in là. Pigliamo, andiamo via, pigliamo, andiamo via. Così. No, il cotone non mi serve. Pigliamo tutto, tutto. Che poi i rosticani dove sono andati? Io non l'ho capito, ragazzi. Stavano correndo come non ci fosse un domani verso di là. Boh, io non li vedo. Ah, visto che ci siamo, passo un attimino. No, che è quella cosa nera? Ok. Passo un attimino qui per vedere se si è respawnata la roba. Allora, piglio tutto. Sapete, qua c'è sto bug che la roba respawna due volte, non lo so per quale motivo. Comunque si è respawnata la roba. Sento uno zombie. Ma non mi hanno visto. Ok. Pigliamo tutto. Ok. Eh sì, c'è uno zombie da qualche parte. E mi ha visto anche. Ma questo gioco ultimamente è un po' strano comunque. Non so se ve ne siete accorti anche voi, ma io lo vedo un po' strano. Comunque guardate i nostri bei alberi. Quanto sono belli. Stupendo. Già, questa è la nostra casetta. Ah, vediamo un attimino se posso piantare il grano. Devo fare anche il caffè comunque. Questi li mettiamo qui. Questi li togliamo. E così poi le patate, quelle che è, ce lo metterà sotto. Ho sentito zombie. Sentiti. Boh, ragazzi, questo gioco ci farà impazzire praticamente, ci porterà alla pazzia. Immaginiamo zombie che non esistono. Dai, no, qua c'è la cosa, non me lo fa mettere. Ok. Yokka. Ok, dai, per adesso va bene così. Cioè, le cose che dobbiamo moltiplicare le abbiamo ripiantate. Che cazzo? Perché ci sta un buco qua? Cioè, io non me ne sono mai accorta, ragazzi. Cioè, è grave sta cosa. Meno male che ci abbiamo la sparachiodi. Guarda! Guarda! Ma che è sto bug? Cos'è quella voce che sentivo? Boh. Saliamo. No! No, c'è la stronza, ragazzi. Vaffanculo. Vaffanculo, eccola lì. Stronza di merda.
Le armi le ho sopra, tra l'altro. Vaffanculo, muo'. Cioè, l'ho accesa, l'avete visto? L'ho accesa adesso, ma come faccio il cemento se non l'accendo? Stronza di merda. Bro! Mi sto impanicando, non so che fare, addio! Allora, questo, che rumori! Stanno distruggendo tutto. Questo. Dove stanno i proiettili del fucile? Me li sento dentro casa. Dai, Si è buggato, ragazzi, si è buggato. Quanta gente. Piano, piano, piano facciamo tutto, dai. Ok. Tanto moriranno tutti male. Sono scomparsi? Ma che sta succedendo in questo gioco, ragazzi? Non lo so e non lo voglio sapere. Cioè, ho una base efficientissima. Efficientissima. O io non mi spiego che cavolo succede. Qui spawnano zombie. Spawna la tizia brutta e odiosa. Poi muoiono, giocano da soli. Si parlano, scherzano. Fanno festicciole. Per fortuna è morta subito. Ma dov'è poi? Forse era quella lì comunque. Quel corpo. Oh, vabbè, questa puntata praticamente è la puntata degli spawn. Va bene, benissimo. Tra l'altro ho registrato tantissimo, quindi non so che cosa vi farò vedere. Forse taglierò la coltivazione. Ragazzi, questo è. Ormai quella si è fissata. Devo fare la trappola anti-minchiolina perché sennò non va bene. Va bene, ragazzi, per questa puntata taglio, non ho fatto le cose a metà, però già ho registrato tantissimo. Vedremo dalla prossima puntata quello che possiamo fare. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, spolliciate, commentate. Ma sono una zingara e non mi dite niente, va bene. Spolliciate, commentatemi a me, commentatemi, così. E iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto. Vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Seven Day to Die. Ciao!